Siamo con Giulia Braghi, una delle vincitrici del Premio Italia Giovani 2022, giunto oggi alla nona edizione. Giulia ha vinto l'edizione di biotecnologia perché si occupa di ricerca sui tumori. Ci racconti i tuoi progetti? Sì, allora io praticamente nasco come ingegnere, inizialmente come ingegnere industriale, dopodiché mi sono appassionata al campo della nanotecnologia e dopo essermi laureata al Politecnico di Torino con una tesi sulla formulazione di nanoparticelle per il trattamento e la diagnosi precoce dei tumori, ho continuato con un dottorato congiunto tra Italia e Stati Uniti, dove mi sono focalizzata allo sviluppo di diverse formulazioni per il trattamento dei tumori cerebrali. Ad oggi mi trovo all'Imperial College di Londra, dove continuo a sviluppare queste nuove piattaforme a base di biomateriali intelligenti che vanno a colpire selettivamente il target e a preservare invece i tessuti sani dall'azione di farmaci potenzialmente tossici. Quindi sei una expat, sei dovuta andare in Inghilterra per poter sviluppare la tua ricerca, insomma. E cosa mancava in Italia per sviluppare queste stesse cose? Allora, penso che in Italia, come sappiamo tutti, i laureati italiani sono estremamente ricercati all'estero e appunto siamo altamente richiesti, quindi penso che a livello di formazione non abbiamo da invidiare niente a nessuno. Semplicemente penso che come giovane ricercatrice è molto importante fare esperienza all'estero, in quanto è essenziale diventare parte attiva della comunità scientifica internazionale, e questo non vuol dire solo strettamente a livello delle scoperte scientifiche, ma anche di capire come diversi paesi si approcciano a finanziare la ricerca e a fare tutta quella fase di traslazione, che è dove si parte dallo sviluppo e dalla effettiva ricerca in università o centro di ricerca fino a quando la scoperta scientifica arriva effettivamente alla società. E ovviamente, detto questo, anche in Italia abbiamo delle eccellenze del settore. Io come adesso, insomma, in quanto giovane ricercatrice sono contenta di essere all'estero e di sviluppare appunto network importanti, però in futuro poi vorrei rientrare nel paese e cercare di portare il know-how che ho acquisito all'estero qui in Italia.